Buonasera da Planning Congressi a tutti voi collegati, benvenuti a questo quinto live streaming di Med Community. Med Community è una piattaforma gestita da Planning Congressi grazie al contributo non condizionante di Laboratori Guidotti e realizzata grazie al contributo scientifico del professor Rizzardini dell'Ast Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Con noi questa sera in veste di moderatore e relatore. Il Med Community è una piattaforma per gli operatori sanitari realizzata durante la prima fase pandemica, momento in cui c'era necessità di un aggiornamento con esperti e quindi abbiamo realizzato una serie di live streaming e oggi però ci troviamo ad affrontare nuove problematiche e nuovi dubbi. Ecco quindi che abbiamo pensato di invitare gli ospiti di questa sera per discutere di un tema sicuramente molto caldo, che è quello dei vaccini anti-Covid. Non mi dilungo oltre, ma ringrazio e presento gli ospiti di questa sera, che sono con noi il professor Mario Clerici, docente dell'Università Milano, dell'Università di Milano, e il professor Criscelli, presidente della Società Italiana Medici di Medicina Generale. Buonasera, professori. Prima di lasciare la parola al professor Rizzardini, che farà un po' gli onori di casa, ricordo a tutti voi collegati che è possibile inviare durante lo streaming le vostre domande, cliccando al box che trovate nella destra dello schermo. Sarà mia cura selezionare e rivolgere le domande quando i relatori finiranno diciamo, la loro conversazione. Quindi ci sarà un momento proprio dedicato alle vostre domande. Io vi auguro di godervi questo live streaming con tutte le novità che sicuramente i professori riusciranno a fornirci e lascio la parola a lei, professore Sardini. Grazie Daniela, comincio a condividere lo schermo. Allora, l'idea di questa serata era quella di parlare, visto che sono arrivati i vaccini, poi il titolo potrebbe essere quando, come, perché vaccinare e vaccinarsi. Pensato di invitare il professor Clerici, che è un ottimo immunologo, per dirci un po' soprattutto le differenze che ci sono tra i vaccini che sono stati sviluppati in tempi estremamente, estremamente rapidi, quindi cercare di aiutarci a chiarire alcuni dubbi se sia meglio uno piuttosto che l'altro, come funziona uno piuttosto che l'altro. Claudio Criscelli, che probabilmente conoscete tutti, che ci aiuterà a navigare dentro le problematiche. Di quali sono le strategie vaccinali, come approcciare il vaccino, come pensare di dare il vaccino, lasciando grande spazio poi alle domande. Io mi limiterò a fare un'introduzione buttando alcune provocazioni che potranno poi essere oggetto di discussione. Sono una decina di diapositive, poi lascerò subito la parola al professor Clerici. Questa è una diapositiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su quello che viene definito il miglior intervento medico di sempre, il più efficace di tutti, che è quello dei vaccini. Insieme all'acqua potabile probabilmente è quello che ha cambiato forse un pochino gli antibiotici, le sorti della salute, ci ha permesso un aumento dell'aspettativa di vita importante. Fino adesso la possibilità di usare i vaccini ci ha permesso di prevenire 300 miliardi, 3 milioni di casi, 3 miliardi di casi di malattia con più di 500 milioni di morte. Ma è più interessante la parte sotto di questa diapositiva. Dal 2011 al 2020 i vaccini hanno dato la possibilità di prevenire 7.000 casi di malattia ogni giorno. Questo è un momento importante. Se poi vedete più sotto, risparmiamo 5 casi di malattia ogni 5 minuti. Quindi un intervento estremamente, estremamente importante. Questa è una diapositiva che mi ha dato
Sergio Brignani, cui fa vedere che i farmaci che oggi abbiamo sono efficaci, ma in realtà non sono efficaci anche presi tutti assieme nella gran parte dei casi. Prendiamo il diabete, per esempio, i farmaci che abbiamo a disposizione, che tutti noi usiamo durante la nostra pratica quotidiana, sono efficaci in circa 50-60% dei casi. Se noi invece andiamo a vedere l'efficacia dei vaccini, vedete che parliamo di un'efficacia che va dal 100% al 97% al 90%, quindi numeri quasi puri. In questo senso, una domanda che Sergio Brignani faceva: sulla scorta di queste evidenze, consigliereste a qualcuno che non abbia controindicazioni specifiche di non vaccinarsi? Questa è una domanda che lasciamo poi alla discussione. In realtà, quello che succede è questo fenomeno. Questa è la percezione, l'attitudine da vaccinarsi negli anni che vanno dal 2000 al 2010, in cui vedete, andando dal 2010 al 2020, la percentuale si è ancora abbassata. Vedete che dal 2,7% che erano sicuramente non favorevoli al vaccino, più un 5,8% non favorevoli, si è passata a una percentuale 19 più 19% estremamente elevata di persone che sono non favorevoli o per alcuni versi non favorevoli all'utilizzo dei vaccini, con la percentuale di chi è veramente favorevole all'utilizzo dei vaccini che è passata dal 43 al 15%. Questi numeri hanno fatto dire all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questo che è Vaccine Hesitancy, che ha identificato l'Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle 10 preoccupazioni, tra le 10 principali preoccupazioni che andranno a impattare sulla salute globale nel mondo. Se aggiungiamo questa alla problematica delle resistenze antibiotiche, capite quali possano essere i problemi a cui andremo incontro il nostro futuro. Dentro questa partita è arrivato appunto il Covid. Dentro il concetto del Covid, l'altro messaggio che voglio dare, c'è stata la priorità degli operatori sanitari, molti di noi sono qui stasera, sulla vaccinazione. Quello che è sorprendente è come i lavoratori della sanità siano solo per 2/3 favorevoli al vaccino e solo il 34% siano disposti a ricevere volontariamente il vaccino. Questo su un'analisi americana, con un fenomeno che è abbastanza interessante da analizzare e da discutere, appunto, sarà oggetto poi di discussione dopo le due relazioni importanti di questa serata. Se vedete la percezione, cioè saresti disponibile a vaccinarti appena il vaccino sarà possibile, che andava dal 69% a metà agosto, che è calata di 10 punti, più di 10 punti percentuali nell'inizio di ottobre, quando il vaccino stava diventando disponibile. Quindi una percezione estremamente importante sulla popolazione generale americana, con la differenza tra americani bianchi e americani neri, che potete vedere in questa parte della diapositiva, ma estremamente interessante su quello che qui è saltata appunto una diapositiva su quello che è la percezione degli operatori sanitari, che hanno dei seri dubbi a vaccinarsi. Quindi la maggior parte, non so se è saltata una diapositiva, quindi solo il 60% degli operatori sanitari, questa è un'indagine fatta su qualche migliaio di infermiere, di cui solo la metà aveva una confidenza a vaccinarsi, con le risposte di questo tipo che mettevano in dubbi perché lo sviluppo dei vaccini è stato troppo rapido, perché non ci sono grandi informazioni su come sono stati sviluppati i vaccini, perché non è chiaro come sia stato definito il trial. Ma in realtà, se poi andate a vedere queste diapositive, ancora sorprendente da dove hanno preso degli operatori sanitari informazioni, vedete che il 63% lo prendeva dai media, la TV, dalla radio, dai newspaper, oppure da discussione tra
tra gli operatori professionali, ma senza andare a vedere in realtà i dati della letteratura. Questi erano tutti appunto argomenti in discussione. L'ultimo punto, che penso poi Claudio Picelli ci aiuterà a risolvere, è che cosa vogliamo da un vaccino antivirale come quello di Covid. La prima obiettivo, che è quello che stiamo facendo adesso, ridurre la possibilità che ci si ammali in maniera importante, quindi prevenire la malattia e prevenire il fatto che uno debba poi essere ricoverato. Questo è il primo obiettivo in cui è stata poi disegnata la strategia, è stata fatta la decisione di vaccinare prima gli operatori sanitari, che sono quelli che devono proteggere quelli che eventualmente si ricoverano in ospedale, perché se non ho gli operatori sanitari, anche chi per caso deve andare in ospedale non è così facilitato poi a guarire. Ma questo è il primo obiettivo, cerco col vaccino di impedire che la malattia diventi così importante da portarmi in ospedale ed eventualmente a morte. Il secondo obiettivo è prevenire l'infezione, e vedremo poi se questi vaccini oggi ci dicono che possono prevenire l'infezione e quindi interrompere la catena di trasmissione, quindi raggiungere quella mitica immunità di gregge che ci permetterà poi di interrompere la pandemia. Però questi aspetti verranno poi sviscerati nelle due relazioni, che io ringrazio ancora una volta Mago Clerici e il professor Cricelli che si sono resi disponibili per una serata di questo tipo. E poi daremo spazio alle domande che verranno da tutti voi. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata e un buon lavoro. Grazie professore. Diamo la parola quindi a questo punto al professor Clerici, intanto ci ha raggiunto anche il professor Cricelli. Professor Clerici, a lei. Eccomi, vedete lo schermo? No. Dunque, allora, arrivo. Quindi, faccio lo share. Vedete la presentazione? Benissimo, ci siamo. Allora, dunque, volevo cominciare con allora, questo tanto per questo sono io. Volevo cominciare con il dio grazie a Daniela, a Giuliano, Claudio e a tutti voi per essere presenti questa sera. Essenzialmente volevo partire con una poche slides per ricordarvi, sono sicuro che non serve, ma per rinfrescarvi dei concetti fondamentali di vaccinologia visti dal punto di vista del immunologo. Essenzialmente cos'è e cosa deve fare un vaccino? È molto semplice. Un vaccino utilizza materiale antigenico, proteine piuttosto che RNA del patogeno, derivate della tossicità, e induce il priming, istruisce, trasforma i linfociti vergini in linfociti memory. Quindi un vaccino, quello che fa è trasforma la natura della risposta immune da primaria a secondaria. Perché? Perché la risposta immune primaria, quella in blu nella parte sinistra, è molto più lenta e molto più debole della risposta immune secondaria. Quindi la risposta immune secondaria ci protegge molto prima e molto meglio. Vedete come la seconda parte della curva blu sia molto più alta, molto più potente e molto più celere. Quello che facciamo con un vaccino è trasformiamo la risposta immune da primaria a secondaria. Quando veniamo a contatto con il virus, con il batterio, siamo in grado di difenderci bene perché rispondiamo in modo molto più potente e più celere. Quando veniamo a contatto con un patogeno, con un virus, con un batterio per la prima volta, quello che succede è la cellula vergine che c'è in circolo viene esposta per la prima volta al virus, al batterio, si trasforma in una serie di cellule TH1, TH2, TH17 che sono quelle che poi uccideranno il patogeno. Una piccola parte di queste cellule però si trasforma in
central memory cells, cellule della memoria centrale. Queste sono le cellule che mediano il fenomeno della vaccinologia. Sono dei linfociti di memoria a lunga vita che restano in circolo, restano con noi per anni, per decine di anni, non lo sappiamo bene, ma senz'altro per decine di anni, e mediano la risposta immune secondaria, quindi ci difendono la seconda volta che entriamo a contatto con lo stesso virus o batterio. Col vaccino inganniamo il sistema immune e gli facciamo pensare che la prima volta che giungiamo a contatto con un virus nei confronti dei quali siamo stati vaccinati, la risposta sarà mediata dalle central memory cells, quindi sarà una risposta molto più efficiente e in grado di proteggerci. Cosa deve fare un vaccino? Un vaccino ideale deve fare due cose: deve indurre la produzione di anticorpi, perché gli anticorpi legano il patogeno e gli impediscono di penetrare nel corpo piuttosto che nelle cellule, e deve anche indurre la generazione di linfociti T citotossici. Una volta che, per esempio, un virus entra all'interno di una cellula, gli anticorpi non sono più in grado di riconoscerlo. La cellula infettata sarà uccisa dai linfociti T citotossici. Quindi il vaccino ideale deve indurre tanto gli anticorpi quanto i citotossici. Gli anticorpi si legano al virus e gli impediscono di penetrare nella cellula. Una volta che il virus è penetrato nella cellula, la difesa è mediata da linfociti T citotossici che inducono la lisi, che distruggono, uccidono la cellula infetta. Quindi ci serve sia l'uno che l'altro. Un vaccino ideale poi dovrà anche indurre la generazione di anticorpi che devono essere presenti sulle superfici mucosali. Non dimentichiamoci che, per esempio, l'HIV è quasi totalmente trasmesso per via sessuale, senz'altro il SARS-CoV-2 è trasmesso per via aerea. Un vaccino che induca la generazione di anticorpi mucosali presenti sui bronchi, nella trachea, eccetera, è ideale perché impedisce la penetrazione del virus all'interno del corpo. Quindi vaccino ideale induce gli anticorpi in circolo, i linfociti T citotossici e gli anticorpi mucosali che vanno a tappezzare la superficie la superficie degli organi esposti all'esterno. Per venire alla problematica Covid, abbiamo un grosso sono in sviluppo clinico, molti di più sono in sviluppo preclinico. Nel giro di pochissimo tempo, di 9 mesi, che se ci pensate è incredibile, è un successo immenso della ricerca, siamo stati in grado di passare dalla identificazione del virus SARS-CoV-2 allo sviluppo clinico e all'utilizzo di più di un vaccino altamente protettivo nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2. È la prima volta nella storia dell'uomo che abbiamo vaccini ad RNA, è la prima volta nella storia dell'uomo che riusciamo in così breve tempo a sviluppare vaccini nei confronti di patogeni nuovi che sono penetrati all'interno della nostra specie. Abbiamo diverse tipologie di vaccini per il SARS-CoV-2, i più rivoluzionari, i primi che sono arrivati e quelli che funzionano meglio sono i vaccini a RNA. Sono essenzialmente due, Moderna e Pfizer. Quello che fanno è sono essenzialmente dei vaccini che contengono l'RNA, materiale genetico del SARS-CoV-2, incorporato all'interno di liposomi. Quello che facciamo è insegniamo alle nostre cellule come produrre le proteine estranee, le proteine del virus del SARS-CoV-2, che genereranno poi la formazione di anticorpi e di linfociti citotossici. Quindi non sono vaccini basati sulla somministrazione di proteine virali, sono vaccini basati sulla somministrazione del mRNA che indurrà la produzione delle proteine
virali. Non diamo alle nostre cellule le proteine del virus, diamo alle nostre cellule le istruzioni che permetteranno alle nostre cellule di produrre le proteine del virus. Abbiamo due tipi di vaccini ad RNA in uso, il Moderna ed il Pfizer. Hanno efficacy rates, dei tassi di efficacia che sono eccezionali. Il Pfizer e il Moderna ha un tasso di efficacia del 94,3%, il Pfizer del 95%. Essenzialmente funzionano sempre, perché non dimenticatevi che il tasso di efficacia è la capacità del vaccino di indurre la generazione di anticorpi. Non andiamo a verificare la capacità di indurre linfociti T citotossici, perché è molto più complesso. Quindi non sappiamo se quel 5% che manca, per esempio nel Pfizer, in quel 5% i vaccinati non sviluppano anticorpi, ma sviluppano T cellule. In tal caso sarebbero protetti comunque. Quindi prendiamo essenzialmente il materiale della proteina spike. La proteina spike è quella che permette la penetrazione del virus all'interno delle cellule dell'ospite. Prendiamo l'mRNA della proteina spike, lo inseriamo all'interno di liposomi, creiamo quindi un prodotto nel quale una capsula di liposoma include l'mRNA dello spike del coronavirus. Iniettiamo il liposoma, il liposoma si fonde con le cellule dell'ospite, con le cellule del nostro corpo, l'mRNA è trascritto, induce la generazione di proteine dello spike, proteine del virus, le proteine sono espresse sulla superficie della cellula, l'mRNA è degradato subito dopo, quindi non c'è alcun tipo di possibilità di modificare il materiale genetico delle nostre cellule. A questo punto la cellula che ha prodotto le proteine del virus, le spike, le esprime sulla superficie. I linfociti B riconoscono le proteine dello spike espresse sulla superficie della cellula che sono prodotte in seguito al vaccino o alla produzione di anticorpi. Gli anticorpi neutralizzeranno il virus. Non solo, alcune delle proteine spike che sono prodotte dalla cellula che ha inglobato il liposoma sono processate e presentate dalle dendritiche e stimolano la generazione di linfociti T citotossici. Quindi essenzialmente col vaccino ad mRNA abbiamo la generazione ottimale tanto di linfociti B che producono poi gli anticorpi, quanto di linfociti T citotossici che distruggeranno le cellule infettate dal SARS-CoV-2. Funziona alla grande. Questi sono i dati relativi alla produzione di anticorpi e vedete essenzialmente sono diversi gruppi di età. La prima colonnina per ciascun gruppo è la quantità di anticorpi al tempo zero e vedete che non ce ne sono, e poi vedete come in tempi successivi dopo la vaccinazione continua ad aumentare la quantità di anticorpi in ogni gruppo di età, quindi funziona alla grande. O anche la stessa cosa funziona per la stimolazione delle cellule T. Questo in particolare sono la induzione di linfociti TH1. E anche in questo caso, vedete, se confrontate il giorno 41 con il giorno 1, in ogni gruppo di età ho un'induzione eccezionale, ottimale delle T cellule. La dose che funziona meglio è la dose più alta, e la cosa importante, il messaggio importante è che ho un effetto benefico sulla stimolazione tanto dei linfociti B, anticorpi, quanto dei linfociti T, linfociti T citotossici. Quindi distruggo il virus sia prima che esso entri nelle cellule, lo blocco e lo distruggo quando esso infetta le mie cellule. Sia il Pfizer che il Corona sono efficaci ottimalmente quando usiamo due dosi di vaccino. Qui si dice 28 giorni, a distanza di 28 giorni
Io l'ho fatto, sono stato vaccinato col Pfizer a distanza di 15 giorni, adesso quello che si fa tendenzialmente è 15 giorni di distanza. I vettori vaccini sono il secondo gruppo di vaccini, anche questi funzionano molto bene, un pochino meno bene, sono essenzialmente dei vaccini nei quali utilizzo il guscio di adenovirus, quindi prendo adenovirus che sono virus influenza, li svuoto del materiale genetico, metto negli adenovirus il materiale genetico del SARS-CoV-2. Quindi l'adenovirus funziona da vettore, da guscio all'interno del quale ho il materiale genetico del SARS-CoV-2. Nell'AstraZeneca, sia la prima somministrazione che la seconda somministrazione utilizzano lo stesso adenovirus. Questo potenzialmente è un problema. Perché? Perché l'adenovirus ovviamente è antigenico, è un virus che non è self, è un virus che è diverso dalla self. Quindi tra la prima e la seconda somministrazione posso avere la induzione di anticorpi diretti contro l'adenovirus, che diminuiscono l'efficacia del vaccino. Questa può essere una delle giustificazioni del problema con AstraZeneca. Infatti, i russi, che sono molto più furbi, per la prima e la seconda somministrazione, nello Sputnik, utilizzano due adenovirus diversi. Quindi la prima vaccinazione è fatta con l'adenovirus 26. Se anche mi immunizzo e produco anticorpi contro l'adenovirus 26, lo Sputnik nella seconda somministrazione utilizza un adenovirus differente, l'adenovirus 5. Quindi nello Sputnik non ho la problematica della potenziale produzione di anticorpi contro l'adenovirus vettore. Infatti lo Sputnik funziona molto meglio dell'AstraZeneca. L'AstraZeneca ha un'efficacia che è calcolata tra il 62 ed il 90%, lo Sputnik è superiore al 91,5%. Nessuno l'ha detto, nessuno lo sa, ma io sono convinto, molti di noi sono convinti che questo derivi dal fatto che lo Sputnik utilizza attorno a dirvi due adenovirus diversi per la prima e la seconda somministrazione. L'adenovirus, che contiene il materiale genetico del SARS, viene inglobato dalla cellula dell'ospite. Il materiale genetico, il DNA del SARS-CoV-2, entra nel nucleo della cellula dell'ospite. Il DNA è trascritto ad RNA. L'RNA codifica poi per le proteine spike. E da qui abbiamo la stessa storia di prima. La cellula vaccinata esporrà sulla superficie le proteine spike, induzione di anticorpi, induzione dei linfociti citotossici. Questi sono i risultati dell'AstraZeneca ed essenzialmente questi sono gli anticorpi e vedete come qui c'è il caveat che ha sollevato così tante problematiche con l'AstraZeneca. Le curve più basse in entrambi i grafici sono nei soggetti sopra i 65 anni. Ergo, la indicazione per l'AstraZeneca, utilizzo preferenziale in individui con meno di 65 anni. Questi sono i dati aggregati dell'AstraZeneca, derivano da un clinical trial fatto in Inghilterra e Brasile. La fascia blu è l'efficacia dell'AstraZeneca, del vaccino contro il Covid. La fascia rossa che c'è sotto è il gruppo di controllo che è stato vaccinato col meningococco. E vedete come i dati aggregati dimostrano un'efficacia per l'AstraZeneca intorno al 60%, quando mettiamo insieme i dati dell'Inghilterra e del Brasile. Non giungiamo a conclusioni affrettate. Una protezione del 60% è moltissimo meglio di nulla. E comunque l'AstraZeneca, anche se non è 100%, funziona
in una percentuale grandissima di casi, almeno nel 60%, e pertanto è un importantissimo tool nella lotta contro il Covid. Johnson e Johnson anche è un vettore, anche esso è un vettore vaccino, è costruito esattamente nello stesso modo, un adenovirus, lo stesso nelle due somministrazioni, e materiale genetico del SARS-CoV-2. L'efficacia del 70, anche qui, io sono convinto che l'efficacia sia più bassa perché nella prima e nella seconda somministrazione, anche se qui è una dose sola, usiamo lo stesso adenovirus. L'efficacia 72% negli USA, 66% nell'America del Sud, 57% in Sudafrica. Probabilmente, lo vediamo poi alla fine, perché è un pochino meno efficace sulla variante sudafricana. Il Sinovac è un altro tipo di vaccino ed è essenzialmente, questa è la metodologia più classica, prendiamo tutto il virus, tutto il SARS-CoV-2, lo inattiviamo con i composti chimici e poi lo utilizziamo per vaccinare. È la metodologia vaccinale più antica e più classica. Non ho materiale genetico, ho tutto il virus, lo uccido e poi lo uso per vaccinare. Il poliovirus di Sabin, il vaccino per il poliovirus di Sabin, prendo il poliovirus, lo uccido e lo uso per vaccinare. Questo è quello che fa Sinovac. L'efficacia del... ci sono due vaccini in utilizzo che usano virus intero ucciso. Il Sinopharm ha un'efficacia dell'80% circa, il Sinovac del 50%. Sono vaccini che da noi non sono ancora arrivati, sono in utilizzo per esempio a Cuba. Questi dati derivano da studi fatti anche a Cuba, quindi efficacia dell'80% per Sinopharm e del 50% per Sinovac. Un altro tipo di vaccino, ed è l'ultimo che vediamo, è il vaccino della Novavax, che dovrebbe entrare, essere approvato dall'EMA presto, quindi dovrebbe entrare in utilizzo clinico anche da noi. Questo è un vaccino che usa sub-units, quindi essenzialmente non ho il virus intero, non ho il materiale genetico del virus, ho le proteine del virus. È un virus quindi nel quale che è un preparato che include tutte le proteine del virus, lo spike e tutte le altre, senza il materiale genetico del virus. Non è virus intero, sono frammenti di virus. In particolare quello che uso è un mix di proteine virali senza materiale genetico insieme a un adiuvante che essenzialmente è un composto che deriva da una pianta sempre verde che cresce in Sud America. L'adiuvante, questo composto che deriva da questa pianta sempre verde, ottimizza la risposta immune perché attira nel sito di iniezione le cellule T e quelle B. Quindi essenzialmente il Novavax è un mix di proteine virali, non c'è materiale genetico, insieme a un composto che potenzia la risposta. L'efficacia è del 90%, utilizzo due dosi. Dati di 2 giorni fa dimostrano come anche in questo caso l'efficacia sia minore in Sudafrica, circa il 55%. Quindi questi sono i vaccini che abbiamo analizzato. Questa è una tavola sinottica di quello che vi ho detto. La parte finale è le varianti. Queste sono le 3 varianti note. La UK, la sudafricana e la brasiliana. Ed essenzialmente le varianti che importanti, le mutazioni importanti sono nello spike e sono quelle che ho segnalato. Nella variante UK, la variante britannica, ho 2 mutazioni che aumentano la infettività del virus perché gli permettono allo spike di attaccarsi in modo più solido alle proteine del nostro corpo. Non ci sono mutazioni che permettano al virus di sfuggire agli anticorpi indotti dal vaccino.
Nella variante invece sia brasiliana che sudafricana c'è la mutazione E484 che sembra diminuire il riconoscimento del virus da parte degli anticorpi indotti dai vaccini. Sembra, non ci sono ancora dati solidi. Quindi essenzialmente la UK, la variante britannica ha due mutazioni che aumentano la forza di adesione del virus alla superficie delle cellule self, delle cellule del nostro corpo, oppure che aumentano la produzione di proteina spike. Ma non c'è una mutazione che diminuisca l'affinità per gli anticorpi. Mutazione che invece c'è nella variante sudafricana e di quella brasiliana. Tutto ciò detto, questi sono dati dell'altro ieri, studi condotti sugli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer non dimostrano alcuna diminuzione di efficacia quando andiamo a neutralizzare in vitro la variante britannica o quella sudafricana. Gli stessi studi condotti con gli anticorpi indotti dal vaccino Moderna dimostrano non diminuzione di efficacia per la variante britannica, una minima diminuzione di efficacia per la variante sudafricana. La notizia buona è che i vaccini ad RNA sono immensamente flessibili, quindi sono molto semplici da cambiare. Sarà molto semplice cambiare, se servirà, la composizione del vaccino Pfizer e Moderna, per permetterci di avere dei composti che fronteggino in modo ottimale le varianti che potranno insorgere. E questa è l'ultimissima, questo è un pessimo dato, questo è di una settimana fa, questo è è un modello che predice in base alle vaccinazioni che sono state effettuate finora quando verrà raggiunta l'immunità di gregge, e per l'Italia è questo, e vedete che purtroppo si parla di 59 mesi, per cui speriamo di cambiare passo. Grazie mille, spero di essere stato chiaro e basta. Assolutamente, grazie professor Clerici. Io lascerei la parola adesso al professor Criscelli per parlare un po' di quello che appunto, visto che ci dai là, professore del piano vaccinale, quindi un po' irrazionale, che coinvolgerà peraltro insomma anche i medici sul territorio. Professor Criscelli, lascio a lei la parola insomma, lascio a voi la parola perché insomma potete discutere ampiamente in questo breve momento. Beh, grazie innanzitutto per questa bella serata. Devo dire che anche se c'è ancora qualcuno, anche tra i medici, che non ha compreso, non avendo studiato bene nel corso di medicina e dopo, l'importanza dei vaccini, voglio dire, la presenza numerosa a tutti gli incontri che noi facciamo, quello di questa sera vedo che è affollatissimo, ci sono centinaia e centinaia di persone, è un orario anche abbastanza complicato per i medici, siamo nel tardo pomeriggio, molti medici ancora stanno lavorando, ma tutte le volte che organizziamo un webinar ci sono migliaia di medici e centinaia di medici, quindi c'è un grande interesse nella popolazione generale. Se posso condividere lo schermo, se mi consentite di condividere lo schermo, se Mago abbandona lo schermo, cerco di condividerlo io. Bene, posso condividere? Ecco, assolutamente. Perfetto, perfetto, eccellente. Allora, io cercherò invece di impostare un pochino il problema nella maniera complementare, visto che la stragrande maggioranza delle informazioni, voglio dire, di base sono state fornite sia sulla parte immunologica, questo eccellente ripasso che ha fatto Mario e il professor Clerici, che serve sempre perché l'immunologia è una delle
discipline che dovrebbero essere obbligatorie nel corso di studi in medicina, e invece stranamente non sono considerate successive. Allora, i problemi che ci poniamo a questo punto sono quali vaccini, ed è stato già risposto da parte del professor Clerici, e la parte introduttiva del professor Rizzardini, che ha spiegato bene tutta no, i fondamenti no, della vaccinologia. Allora, noi ci poniamo i problemi pratici, perché sono quelli che tutti i giorni ormai si stanno ponendo i nostri cittadini. Allora, volevo dirvi che abbiamo fatto una rapidissima rassegna, ma di quelle fatte così amichevolmente, non vi aspettate dati scientifici. Tutti i 44.000 circa medici di medicina generale, ma tutti gli altri medici e tutte le ASL e tutti i distretti, hanno registrato un aumento per 7 volte, un aumento di 7 volte del numero delle telefonate. Voi sapete che le telefonate sono state lo strumento principe, telefonate, videotelefonate, WhatsApp. Negli ultimi 12 mesi, quest'anno SARS-CoV-2 compie il suo compleanno, di fatto ormai da pochi giorni, ma si sono moltiplicate per 7 volte, ma hanno cambiato tono. Quando mi vaccinerò? Al secondo posto, spesso nella stessa telefonata, nella stessa domanda o nella stessa consultazione medica, quale vaccino farò? E nella stessa consultazione, nella stessa domanda, la terza domanda è: funzionerà? Non funzionerà? Ecco, per questo io ho intitolato, diciamo, il tema della mia chiacchierata: quali vaccini, come, dove, quando, ma soprattutto a chi, perché alcuni di questi temi sono stati introdotti. Questo è il piano, della Regione Toscana, ve ne ho mostrato uno, questa è sulla falsariga del piano nazionale vaccinale, vedete, si sta concludendo ormai la fase 1, poi vedremo anche le differenze regionali nelle prossime slide. Gli anziani sopra gli 80 anni fanno parte della fase 1, in realtà sapete che oggi in Lombardia mi pare ci fossero, o in Emilia, ora non ricordo bene, mi pare 100.000 prenotazioni, cioè gli anziani ci stanno tempestando di telefonate, sono preoccupatissimi. Gli anziani ci credono nel vaccino e come? Lo vogliono e lo vogliono immediatamente. Vedete, si sta concludendo ormai in tutte le regioni italiane la vaccinazione del personale sanitario. C'è qualche bizzarro che non si vuole far vaccinare, ma insomma io credo che di questo si dovrà occupare l'autorità politica, l'autorità sanitaria e gli ordini dei medici. E entriamo invece nella seconda fase. Siamo tra la fine della prima fase, gli anziani sopra gli 80 anni, e poi la seconda fase, una seconda fase complessa perché qui ci sono delle grandissime differenze che vi farò vedere nei comportamenti e nell'organizzazione sanitaria e negli accordi con la medicina generale. Queste sono, diciamo, le cartine che dicono come sono stati consegnati i vaccini, quelli attesi nel nostro paese, e come sono stati somministrati finora i vaccini in questo paese. Quindi vaccinazioni in rapporto alla popolazione. Vedete che l'intensità varia molto. E ci sono delle regioni in cui c'è un grossissimo ritardo e la percentuale di persone vaccinate è molto scarsa. Ecco, questi sono i dati ad oggi, dosi somministrate in rapporto alla popolazione. Guardate, Bolzano è al top della lista, persone vaccinate in rapporto alla popolazione. Quindi dosi somministrate e persone vaccinate. Non è la stessa cosa, perché sapete che a seconda della velocità di vaccinazione le dosi devono essere somministrate 2 dosi, perché per ora abbiamo soltanto vaccini a RNA messaggero, quindi doppia dose, e quindi ci sono delle differenze sostanziali tra il numero di dosi somministrate e persone. Chi ha cominciato prima e chi ha somministrato vaccini in maniera massiccia nella fase iniziale, oggi ha molte persone vaccinate già con tutte e 2 le dosi. E come ci hanno già detto gli amici che mi hanno preceduto, in realtà noi sappiamo bene, poi farò vedere i dati di Israele che mi hanno tradotto oggi cortesemente alcuni amici israeliani perché erano scritti in Yiddish, io non lo leggo. E sappiamo bene ormai che gli studi che hanno fatto le grandi assicurazioni private di Israele dicono che già dopo il 14° giorno comincia ad esserci una buona protezione
sicuramente dopo la seconda dose, intorno alla seconda, terza settimana, c'è una fortissima protezione nei confronti della malattia. Poi vedremo questi dati. Ecco, questo vi sto facendo vedere una schermata nella quale io sono molto familiare perché la vedo tutti i giorni. Questo è il piano vaccinare, il sistema di prenotazione online di Regione Toscana. Poi vi farò vedere brevemente come si sono organizzate e si stanno organizzando le varie regioni, ciascuna naturalmente va in ordine sparso, anche se apparentemente alcune regioni utilizzano una piattaforma condivisa, che è la cosiddetta piattaforma di Poste Italiane, ma non pensate che per prenotarsi si debba andare sul sito di Poste Italiane, è semplicemente una sorta di piattaforma intermedia che convoglia, voglio dire, in maniera omogenea le singole piattaforme di prenotazione delle regioni. Come vedete, in questa piattaforma non è presente la prenotazione diretta da parte dei cittadini, perché questa piattaforma è soltanto riservata, diciamo, a questi personaggi. Mentre invece i cittadini, queste sono invece le dosi di vaccino disponibili in Italia per produttore, poi parleremo invece di come ci si prenota, che è una cosa che interessa moltissimo, soprattutto ai medici. E se guardate bene, vedete, queste sono le dosi, e questo è molto importante perché ci spiega come sarà l'andamento della campagna vaccinale. Sapete che questa sera c'è questa grossa polemica, il Veneto ha detto di voler acquistare tramite intermediari fino a 27 milioni di vaccini, lo stesso dice la Lombardia, non si capisce per quale motivo non li consegnino agli stati secondo gli accordi, dicendo che non c'è capacità produttiva, mentre invece poi improvvisamente sul mercato libero compaiono alcune decine, molte decine di milioni di vaccini. Sono i misteri che poi insomma non tocca a noi svelare, ma lo voglio vedere. Guardate, come vedete, come lo scadenzamento previsto, questo è un dato ufficiale, delle dosi da consegnare. Noi ci troviamo all'interno del primo trimestre, vedete, ci sono alcuni vaccini che non sono previsti in consegna, ma per esempio CureVac è previsto in consegna, AstraZeneca è previsto in consegna, Moderna è previsto in consegna, Pfizer, BioNTech è previsto in consegna, comprese le dosi aggiuntive. Poi naturalmente sapete che in corso di registrazione EMA ha esaminato il rollover del vaccino di J&J, Johnson & Johnson, di cui ha parlato appunto l'amico Clerici. Andrei avanti, ecco, guardate, queste sono in dettaglio le dosi prenotate, in maniera tale che, insomma, questa è una delle informazioni fondamentali per gli operatori sanitari, non soltanto per i cittadini. E in realtà AstraZeneca dovrebbe consegnare 16 milioni e 155 mila dosi nel primo trimestre. È chiaro che le autorizzazioni e la finalizzazione dei singoli vaccini in rapporto a classi d'età o a classi di patologia, quindi le scelte regolatorie di EMA e di AIFA e anche dell'OMS, sono fondamentali perché io so 16 milioni di vaccini che devo naturalmente, insieme con i 24 milioni successivi, indirizzare a determinate fasce della popolazione e quindi devo riservare Pfizer BioNTech e Moderna, che consegna in tutto 10 milioni più altri 26 milioni, quindi circa 36 milioni nel giro dei 3 trimestri, quindi stiamo andando fino alla fine dell'estate. 36 milioni devono bastare a vaccinare e a rivaccinare tutte le persone sopra i 65 anni. Comprendete quindi come certi ragionamenti che vengono fatti, apparentemente privi di senso, e certe oscillazioni nelle campagne vaccinali e nelle prenotazioni dipendono esattamente da questi, diciamo, quantitativi contrattati e dalla loro effettiva consegna. Queste sono invece le regioni, vaccinazione con chiamata della ASL, Calabria, Piemonte, Toscana, Veneto. Cosa vuol dire? Avete visto, i pazienti da vaccinare vengono contattati dall'ASL in Calabria. Quindi vi immaginate voi un pochino come sarà straordinariamente complicata questo processo. Invece l'ha annunciato già un mese fa l'assessore Riccardi, la somministrazione delle volontà ai medici di famiglia. Decidono l'ordine di priorità. Noi abbiamo dei software che abbiamo sviluppati, 29.000 medici di medicina generale in Italia hanno i software in cui il criterio di vulnerabilità, non il criterio di fragilità,
viene già inserito nei software, per cui è semplicissimo capire quali sono le persone più vulnerabili a cui dare priorità. Fa parte dell'ultima lettera di fase, della prima lettera di fase 2. In Toscana, da oggi 15 febbraio, appunto, le persone ieri sono stati compiuti, in realtà ieri sono stati vaccinati, 14 medici hanno fatto delle somministrazioni a poco più che simboliche, però vengono contattati dal proprio medico di famiglia e quindi è il medico di famiglia che accede alla piattaforma e che prenota con tutte le difficoltà che potete immaginarvi, perché io prenoto ma il cittadino, il paziente deve essere d'accordo con me, no, posso dirgli, dice no, magari io in quel giorno non posso venire, quindi voi pensate anche alla difficoltà legata a piattaforme ancora molto imperfette, molto poco amichevoli. Vado avanti rapidamente, il Veneto, ecco, anche questo da ieri vengono chiamati direttamente dell'ASL, invece ci sono delle vaccinazioni su prenotazione, quindi ci sono delle piattaforme, vado molto rapidamente su questo, perché ognuna ha le sue piattaforme e alcune stanno usando questa piattaforma Ombra, che è la piattaforma di Poste Italiane. Questi sono i vaccini, ve l'ho già mostrato, le dosi che saranno fornite. Sapete che ancora non abbiamo l'approvazione di Johnson & Johnson, che invece avrebbe fornito 53 milioni circa di vaccini. Sapete che c'è una controversia su questo, perché l'infialamento di alcune marche, di alcune ditte, di alcuni marchi, non avverrebbe in Europa e quindi si manderebbero negli Stati Uniti per essere infialati, ma si teme che una volta partiti dall'Europa dove vengono prodotti e mandati negli Stati Uniti, poi gli Stati Uniti, avendo ancora in vigore quella norma che fece Trump, per cui i vaccini non si possono esportare, se li tengano e non ce li mandino indietro, quindi un altro problema di natura politica. Queste sono le date previste per le partenze, è soltanto un riepilogo, non sono definiti Basilicata, Calabria, Marche. Ecco, questo è lo stato delle vaccinazioni nel mondo attualmente. Come vedete ci sono delle zone con verdissime, e guardate il Regno Unito che ha già somministrato 16.500.000 dosi di vaccino, questi sono gli Emirati che hanno cominciato per primi, Dubai, Abu Dhabi e gli altri Emirati hanno cominciato immediatamente, se li sono comprati con sovrapprezzo, addirittura sapete ci sono dei casi di turismo vaccinale a Dubai, per cui ci sono dei resort di lusso che per 21 giorni tengono gli ospiti e gli somministrano il vaccino, tenendoli naturalmente ben coccolati per 21 giorni. Anche gli Stati Uniti stanno molto vaccinando, il Canada è in ritardo, c'è anche il Cile e poi il resto va in ordine sparso. Questi sono i dati israeliani, se qualcuno li vuole glieli do perché me li sono fatti tradurre, e sono i dati di efficacia, credo che questi siano di Maccabi. No, questi sono del Ministero della Salute, ma ci sono quelli distinti, i rapporti di Maccabi e di Clalit. Clalit è la più grande, sono quattro. Sapete che in Israele l'assicurazione è obbligatoria, è privata, ma è obbligatoria. Nessun cittadino può stare senza assicurazione. Questo è, sono i primi dati. Beh, in realtà questi sono dati di ieri l'altro. Dopo la seconda dose, queste le HMOs, quindi le assicurazioni, dicono che sono efficaci nel 93% dopo la seconda dose. Ma in realtà, al di là del dato generale di efficacia, come già stato detto dai miei illustri colleghi, il problema è vero, quanti sono morti? No? Stiamo parlando di 523.000 persone completamente vaccinate, nessuno, soltanto 4 casi rari, ma guardate, 4 casi rari su 523.000, e cominciate a levare un po' di zeri, cioè praticamente nessuno. Noi abbiamo tutti i dati anche di dettaglio della sorveglianza, della farmacosorveglianza, della farmacovigilanza, quindi conosciamo anche quali sono in dettagli i dati leggeri, cos'è avvenuto dopo la prima, dopo la seconda vaccinazione, quante persone hanno avuto male a un braccio, quante persone hanno avuto dei casi di allergie gravi, di anafilassi, eccetera. È un profilo che rispetto all'immensità della vaccinazione, che è universale, è estremamente favorevole. Non abbiamo farmaci che abbiano dei profili di sicurezza così favorevoli, no? Ma nemmeno i farmaci più comuni. Qualcuno mi dice, io ho paura del vaccino. Dico, ma te prendi l'aspirina? Sì. Ecco, io avrei più paura dell'aspirina che del vaccino. Scusatemi, io sono poi uno che ha studiato l'aspirina per 15 anni con la Bayer, quindi ho un conflitto di interessi. Allora, conclusione.
essere diffidenti nei confronti dei vaccini significa non aver completato il 99% degli studi di medicina della sua storia. Per carità, ragazzi, ma come si fa a non avere? Non si è studiato la storia, cioè uno non si ricorda com'era l'umanità prima dei vaccini. Cioè pensiamo ancora che si combattano le malattie infettive con cosa? Con gli antivirali, sì, con gli antibiotici. Ma noi quando si somministra gli antibiotici vuol dire che l'infezione ce l'abbiamo già. Il problema dei vaccini, ed il bello dei vaccini, che con i vaccini l'infezione non viene. E quindi tutto questo straordinario compito, affannarsi intorno a uccidere, vuol dire scambiare, no, un atto di pacificazione preliminare con una guerra in cui bisogna muovere un esercito per sconfiggere forze, ma con molte perdite, con molti morti. Grazie, grazie a tutti. Bene, io vi ringrazio tutti e due per le splendide relazioni. In particolare volevo sottolineare, ringraziarti perché ci hai tradotto dall'israeliano i dati di Israele, che sono dati estremamente importanti perché è il laboratorio nel mondo reale. Certo. Molte critiche sono arrivate perché i vaccini erano troppo rapidi, l'efficacia che c'è stata mostrata era un'efficacia oltre al fatto di laboratorio, quanti anticorpi che quanti casi sono stati di malattia ci sono stati meno nel gruppo che ha fatto il vaccino verso il placebo, però i dati erano su un arco temporale abbastanza breve, mentre Israele ci sta facendo vedere che quell'efficacia definita dopo uno studio di fase terza è più o meno riproducibile nella realtà ed è un dato eccezionale. Quindi quello che ci viene da Israele, che però lavora in maniera militaresca, è estremamente, estremamente importante. Io non vorrei parlare adesso, eventualmente poi qualche altra domanda ve la faccio dopo, ma visto che c'erano domande ancora prima che iniziassimo, se Daniela ce le dice possiamo condividere. Abbiamo penso una mezz'oretta. Abbiamo una mezz'oretta e devo dire parecchie domande. Forse ne farei una subito al professor Criscelli, ma in generale anche a voi che gestite insomma la pandemia da tanto ormai. È una domanda un po' più diciamo tecnica. La sicurezza della vaccinazione negli studi effettuata negli studi di medici di medicina generale. Quindi Domenico da Crotone ci chiede quali pratiche poter seguire nel caso in cui si possa realizzare il vaccino presso appunto gli ambulatori di medicina generale, quindi in merito in particolare, dettagli ovviamente nella domanda, distanziamento, osservazione per paziente in ambulatorio, le eventuali manovre di rianimazione. Quindi la domanda fondamentalmente è: quali vaccini si possono fare in un'attività ambulatoriale e come comportarsi e come invece comportarsi con i pazienti che hanno una necessità di visita. Una domanda un po' tosta. Sì, allora, noi abbiamo già alcune esperienze perché negli ospedali sono state somministrate già 1.800.000 dosi. Tutti noi medici ci siamo vaccinati, quindi sappiamo com'è l'organizzazione sanitaria. Le precauzioni sono quelle normali per la somministrazione di un vaccino. Non ci sono precauzioni particolari. Il tasso di eventi gravi associati alla vaccinazione con i vaccini a RNA messaggero è estremamente basso, quasi inesistente. Ci sono pochissimi effetti collaterali seri, sono tutti descritti nelle pubblicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e questa pubblicazione è reperibile online, la potete vedere vaccino per vaccino, caso per caso. E occorre naturalmente l'organizzazione normale che noi abbiamo imparato, abbiamo appreso e praticato già dall'inizio di Covid. Gli studi dei medici di famiglia non sono più la stessa cosa. Si sta in pochi, si sta molto distanziati, si accede solo per appuntamento, il personale sanitario deve essere accuratamente formato, bisogna che gli si insegni e che apprenda come si somministra un vaccino. Ma i vaccini per l'influenza, per esempio, che noi somministriamo in 17 milioni di dosi insieme con pneumococco, herpes, eccetera, sono una vaccinazione che manifesta gli stessi rischi vaccinali di qualunque altro vaccino, quindi non ci sono assolutamente differenze. Naturalmente è la contagiosità e la diffusività che è tipica di questo virus e di questo momento che impone delle
precauzioni aggiuntive che tutti noi stiamo praticando, ma non soltanto per la vaccinazione, ma addirittura per l'accesso stesso. Naturalmente il tempo dedicato alla vaccinazione, sapete, a Firenze sono stati già vaccinati credo 80-84 persone, 14 medici, 6 dosi l'una, quindi il conto è presto fatto, 84 persone. Come è stato fatto? Beh, sono state scongelate queste dosi da meno 75, sono state portate alla temperatura più elevata, sono state ricostituite ed è stata consegnata ai medici ed è previsto per le successive consegne che vengano mantenute per alcuni giorni, 4 in Toscana, nel normale frigorifero. Dopodiché si prenotano le persone, queste persone si presentano ovviamente non nello stesso orario di studio e di consultazione, ma questo l'abbiamo già fatto per i 14 milioni di vaccini antinfluenzali, abbiamo fatto tutte sessioni e, lo sapete, l'abbiamo affermato io, Silvestro Scotti, siamo in grado di vaccinare circa 2 milioni e mezzo di persone a settimana a ritmi normali. Quindi 10 milioni di vaccini al mese, che sono 30 milioni di vaccini in 3 mesi, poi dobbiamo rivaccinare. La medicina generale, se viene istruita, se viene organizzata, se gli si danno gli strumenti, è perfettamente in grado di affrontare questi problemi. I vaccini li vedete, poi adesso arriverà AstraZeneca, naturalmente AstraZeneca è di più facile maneggevolezza, con tutti i caveat che ha illustrato bene Mario Clerici. Certo. Sono anch'io d'accordo che mettendo due virus diversi, i russi, no, esperti nel tendere trappole al virus, ci abbiano chiappato, diciamo, e questo sono d'accordo. Però la medicina generale è in grado di farlo senza assolutamente alcun problema. Io volevo aggiungere che in effetti, Criceli ha detto bene, insomma, ci sono problemi di sorta rispetto al vaccino antinfluenzale per la gestione degli effetti collaterali. La problematica più grossa è appunto la catena del freddo sui due vaccini mRNA, però lui ha già descritto l'organizzazione, insomma, una questione di organizzazione. Forse un po' più complicato sarà andare a vaccinare quelli che non possono venire in ambulatorio, per cui bisogna organizzarsi, però se arrivano già le fiale ricostituite, che è un po' una cosa un pochino più complicata, il problema non dovrebbe essere così importante. Che li consegnano direttamente le farmacie. Che l'importante è che questa partita intervengano i medici di medicina generale, sennò da soli non, con gli ospedali non vinceremo mai, insomma. Posso continuare con le domande perché qui ne stanno arrivando? Vado? Allora, una domanda molto interessante, le cerco di un po' raggrupparle perché sono veramente tante. Si parla di casi particolari, possibili intolleranze, quindi come comportarsi per vaccinare pazienti immunodepressi oppure nei soggetti allergici, quindi si domandano i medici se ci sono eventualmente vaccini da evitare o appunto se invece sono preferibili in caso di allergie oppure di immunodepressione, quindi pazienti con particolari problematiche. Al momento non ci sono indicazioni diverse. È chiaro che il paziente che ha avuto episodi allergici importanti magari va fatto in una situazione un pochino più protetta, ma i medici di medicina generale sanno quali sono i loro pazienti che hanno queste caratteristiche. I pazienti immunodepressi entreranno nella vaccinazione, nel programma di vaccinazione normali. Normalmente i pazienti immunodepressi vengono sconsigliati, ma questo Mago lo dirà meglio di me, con i vaccini vivi attenuati che sono di fatto sconsigliati, ma questi sono tutti vaccini, quelli che almeno abbiamo visto fino adesso, che hanno una tecnologia abbastanza innovativa che non dovrebbero comportare alcun problema. Per cui questi pazienti immunodepressi probabilmente sono quelli che ne avranno più bisogno. Noi per esempio stiamo aspettando per molti dei pazienti HIV che seguiamo per dare questa possibilità a tutti. Insomma. Per cui penso che ci abbia fatto vedere bene qual è finita gli 80 anni, cominceremo i pazienti con comorbilità, e tra questi sono gli immunodepressi con delle
delle fasce d'età prima i più anziani e poi quelli più giovani, perché l'idea è proteggere quelli che sono più a rischio, insomma, per cui non vedo problemi. Per chi ha dei grossi problemi di allergia, finora non sono stati segnalati granché casi neanche di anafilassi. In questo momento probabilmente ci si può basare su degli ambulatori che sono più legati agli ospedali e via lì, se no problemi non ce ne sono stati, ma ha già sottolineato Claudio, cioè per anni avete vaccinato, i medici di medicina generale hanno vaccinato per influenza senza grosse problematiche. Poi non so se Mago vuole aggiungere sugli immunodepressi, questa tipologia di vaccini non dovrebbero avere, proprio per la tecnologia che hanno, non dovrebbero avere sicuramente problemi. No, sì, solamente confermo in pieno quello che ha detto Giuliano. Nessuno dei vaccini attualmente, della tipologia di vaccini attualmente in uso o che verranno approvati da EMA per quanto concerne il Covid è basato sull'utilizzo di virus vivo attenuato. Solo i vaccini pericolosi, potenzialmente pericolosi per l'immunodepressi, sono quelli a virus vivo attenuato. Quindi la problematica non si pone. Ho anche visto l'altro giorno i primi dati su un trial fatto in pazienti con sclerosi multipla durante trattati non c'è stato alcun tipo di problematica quando li hanno vaccinati con il Pfizer, quindi gli immunodepressi non sono un gruppo da considerare come a rischio per quello che concerne la tipologia di vaccini a disposizione. Benissimo. In merito appunto alle reazioni all'utilizzo in combinazione con altri vaccini, chiedono, Anna Maria da Vies chiede, si possono eseguire contemporaneamente vaccinazioni anti-Covid e anti-pneumococco? E mi approfitto anche per fare un'altra domanda più da, diciamo, immunologo. E nel caso in cui ci sia stato i pazienti che hanno già contratto e superato il Covid, è opportuno fare la vaccinazione oppure si può incorrere ad eventuali problemi o reazioni avverse? No, abbiamo già le risposte dell'autorità sanitaria italiana. Allora, è sconsigliata l'esecuzione in contemporanea di due vaccini, uno dei quali Covid. Mentre invece sapete che nel caso dell'influenza è prassi comune somministrare, no? Porgi l'altro braccio, era la campagna che abbiamo lanciato noi, su un braccio si faceva l'antinfluenzale, sull'altra l'antipneumococcica. In questo caso è sconsigliato, anche perché dovendo fare degli studi di farmacosorveglianza è evidente che l'eventuale reazione avversa, non sarebbe chiaramente imputabile ad uno dei due vaccini. E quindi questa è la ragione fondamentale per cui non si consiglia, anzi si sconsiglia, anzi si dice di non somministrarli. Mentre per quanto concerne la seconda domanda, io non vedo, cioè non ho alcun motivo razionale per sconsigliare la vaccinazione in coloro i quali abbiano già avuto il Covid. Quello che facciamo con la vaccinazione è rafforziamo, ottimizziamo le difese. Quindi non vedo alcun motivo per sconsigliarlo, anzi lo raccomanderei anche in ex pazienti Covid. Mauro, posso farti io una domanda? Abbiamo osservato nei rivaccinati, una persona a me molto vicina di Brescia, in persone che avevano avuto il Covid e che si sono vaccinate lo stesso. Abbiamo osservato delle reazioni anche abbastanza importanti, non gravi, ma importanti da immunocomplessi, la vecchia reazione di Artus. Ti consta? No, 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 non mi consta quello che ho osservato, cioè seguendo, parlando con tanti amici, con tanti pazienti che hanno avuto il Covid e poi si sono vaccinati, senz'altro ci sono delle reazioni, cioè febbricola piuttosto che spossatezza, che sono molto più frequenti. È sensato perché comunque vada, tu vai a
portare a tetto all'interno la risposta immune. Al TUS, francamente, no. Ed è un casino tale che ne sto fuori volentierissimo. Te lo mando, te lo mando. No, 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 no. No, quello che viene segnalato che hanno degli effetti collaterali che ha fatto il Covid un pochino più accentuati, ma di fatto sono sovrapponibili a quello che fa la seconda dose. La seconda dose e la dose booster ha più effetti collaterali, quindi di fatto, non so se dico una scemata, Mago, correggimi, la dose di vaccino che viene fatto Sì. boosterizza la risposta immunitaria alla malattia, quindi quello che lui ha fatto vedere, la risposta secondaria, che di solito più accentuata, è accompagnata da qualche effetto collaterale in più. Si sta valutando se chi ha fatto malattia possa beneficiare di una sola dose, però adesso vediamo un po'. Ripeto, sui dati poi non è che ci siano degli effetti collaterali più. Chiaramente andando avanti con l'altro numero qualche effetto collaterale in più c'è, ma questo, come tu hai detto bene all'inizio, c'è su tutti i farmaci. I vaccini hanno una percentuale di effetti collaterali che è nettamente inferiore ai farmaci che usiamo quotidianamente, tutti noi, insomma. Le domande in questo momento sono abbastanza, diciamo, divise in due gruppi. Io provo a riassumerli, poi lascio a voi la scelta di risposta. Allora, un gruppo di medici si interroga su quanto è lungo il periodo di copertura vaccinale. In particolare, un medico accomuna il Covid, quindi SARS-CoV-2, a un virus più simile influenzale e quindi teme, appunto con le varianti, la rivaccinazione per nuovi ceppi. Per cui si chiedono appunto ogni quanto e quanto sarà duratura la copertura vaccinale. Questa è la prima area in cui sto vedendo arrivare le domande. L'altro invece, aria bella calda qui nella chat di Cunao, è la gestione delle varianti. Quindi si chiede appunto se questi vaccini che ci sono in questo momento copriranno anche le varianti inglese, sudafricana e brasiliana e se insomma è come eventualmente intervenire. Ma io faccio solo un breve intervento. Allora, quando io mi sono laureato in medicina, noi somministravamo vaccini con richiamo. Mi ricordo il tetano, no? Io facevo le vaccinazioni antitetaniche, ve lo ricordate lo schema iniziale degli anni 70? Prima vaccinazione, dopo un mese, dopo 3 mesi, poi richiamo dopo un anno. Poi dopo piano piano è cambiato, no? Il schedule del tetano. Ma tutti noi eravamo abituati. Il richiamo, il boost doses. È chiaro che noi siamo pronti ormai, ma le aziende vaccinali stanno già producendo le nuove generazioni di vaccini con tutte le varianti, ma anche quelli che producono i test antigenici, no? Per fare il test antigenico, se cambia la variante e non lo intercetti più, devi modificare, il test. E lo stanno facendo tutti. Fa parte della naturale, diciamo, cultura vaccinale, quello che noi inseguiamo il virus. Il virus e i batteri scappano e noi li inseguiamo e adattiamo con strumenti adeguati alla vaccinazione. Io ritengo estremamente probabile, ma lo ritiene la von der Leyen, la ritiene l'OMS, che dovremo vaccinare. Forse dovremo vaccinare tutti gli anni con le varianti di ceppo, ma siamo abituati con l'influenza. Ne facciamo 17-20 milioni l'anno e nessuno si è mai sorpreso. Quindi non ci sorprenderemmo di questo. L'importante è sconfiggerla perché è molto più pericoloso dell'insulenza. Guardate i dati sulla mortalità in eccesso che sono stati pubblicati su questa settimana da Epicentro e dall'Istat. Quest'anno non c'è l'influenza, ma guardate i dati di mortalità, no? Alla faccia di quelli che dicevano che la colpa della mortalità era tutta dell'influenza. Sì, non so se Mago ha poi dei dati sicuramente più importanti. I dati che abbiamo in mano anche noi, nel nostro ospedale, che almeno 7-8 mesi di protezione mi mandano un po' quello che è la risposta immunitaria alla malattia, 6-7 mesi rimangono, per cui
sapendo, come ha fatto vedere, che l'immunizzazione col vaccino dà una risposta immunitaria un pochino più forte, si presume che la risposta possa permanere per almeno alcuni mesi, 7, 8, 10 mesi. I dati li avremo andando avanti, insomma, li stiamo raccogliendo. Sarà il laboratorio di Israele che ci sarà uno di quelli primi che ci daranno delle risposte, saranno gli inglesi che ci daranno qualche risposta. Poi sono d'accordo anch'io, al massimo faremo dei richiami. Poi qualche cosa, Mago mi aiuterà adesso. In più, magari avremo dei test che ci permetteranno di capire com'è la memoria immunitaria, com'è l'immunità cellulo-mediata. Noi in questo momento riusciamo rutinariamente ad andare a vedere quali sono gli anticorpi, quelli che noi abbiamo potuto vedere, quelli che abbiamo fatto i neutralizzanti. La risposta sul vaccino è sempre comunque abbastanza vivace, in molti casi molto di più quello che ha dato la malattia Fauci sintomatico, però probabilmente Mago, che studia di più tutta l'immunità sia umorale che cellulo-mediata, forse qualche dato in più rispetto a quelli che ho letto io ce l'ha, insomma. Sì, no, io volevo fare un paio di commenti. Il primo commento è che ovviamente nessuno di noi sa per quanto durerà l'effetto dei vaccini, perché è un virus che è entrato nella nostra specie da talmente poco che non abbiamo alcun dato solido. Io sarei molto sorpreso se l'immunità non durasse per almeno un bel po' di anni. Perché? Perché essenzialmente non capisco perché questo virus debba essere diverso da qualunque altro virus. È il virus dell'influenza che è completamente diverso rispetto a tutti gli altri, perché ogni anno cambia e cambia con mutazioni che gli impediscono di essere riconosciuto efficacemente dal vaccino dell'anno prima. Questo è perché? Perché il virus dell'influenza è un piccolissimo virus con un genoma molto piccolo che varia molto in fretta. I coronavirus, abbiamo sei coronavirus che convivono con noi, più questo qua che è il settimo. I coronavirus sono virus grossissimi con un genoma molto molto complesso che varia lentissimamente. Pensate che il coronavirus che c'è nell'uomo è al 98% simile a quello che c'è nel pipistrello. Sto parlando di SARS-CoV-2. Quindi sono virus che mutano molto molto poco. Ciò fa sì che la comparazione tra l'efficacia del vaccino per l'influenza e quello per il SARS-CoV-2 non regga, proprio perché sono due virus completamente differenti. Io credo, ho visto dei dati pochissimi giorni fa che dimostrano come i linfociti T memoria indotti dalla vaccinazione siano solidissimi e tutto fa pensare che possano restare in circolo per anni e anni e anni. Io sarei sorpreso, torno a dirvi, se l'immunità indotta dalla vaccinazione nei confronti del coronavirus non durasse almeno per un bel po' di anni. Poi tutto ciò detto, condivido quello che dicono Giuliano e Claudio, se sono in torto abbiamo gli strumenti per affrontare varianti virali e sappiamo come vaccinare, tornare a vaccinare se accadrà. Ma sarei sorpreso se ciò accadesse. Io volevo sottolineare una cosa che tu hai detto nella relazione, ma probabilmente nella mole di dati che hai dato magari può essere sfuggita. Queste piattaforme, soprattutto quelle con i vaccini RNA, sono facilmente modificabili, per cui nel momento in cui abbiamo la variante, abbiamo già, come abbiamo la costruzione con i mattoncini, quindi togliere un mattoncino e metterne dentro un altro, ma più o meno è già lì pronto, per cui abbiamo la capacità, abbiamo, non noi, insomma, chi ha prodotto il vaccino ha la capacità di modificare in base alla variante e dare all'RNA messaggero un'informazione diversa che fa produrre anticorpi di tipo diverso. Non mi stupirebbe che poi nell'arco dei prossimi anni, combinando anche vaccini di tipo diverso, oppure delle strategie in cui prima viene usato un vaccino e poi fatto eventualmente richiamo con un altro. Cioè,
È una sfida estremamente, questa dei vaccini anti-Covid, estremamente affascinante, che nei prossimi anni ci accompagnerà. Per cui, No, come l'avevi dicevi tu, detto nella relazione, per cui forse su. come hai detto tu, il vantaggio grossissimo dei allora, il concetto eccezionale che non è stato colto è che i vaccini a RNA sono vaccini in 10 steps più in là, sono vaccini innovativi e sono fantastici anche per la semplicità di costruzione, da ciò deriva quello che Giuliano aveva detto. Sono facilissimi da cambiare per affrontare eventualmente nuove varianti. Sono strumenti facilissimi da usare e facilissimi da cambiare per, come diceva Claudio, correre dietro a eventuali mutazioni del virus. Ecco, volevo una notizia che è uscita in questi giorni. Le biotecnologie vaccinali, che sono qualcosa che insomma nessuno poteva immaginarsi, no? Eccetto i super esperti, ci consentono, grazie ai bioingegneri, che stanno già pensando oggi a fare il vaccino universale. In pratica si tratta di immaginare quali possono essere le varianti che si possono generare invece di attendere che le varianti vengano scoperte. Noi possiamo immaginare le mutazioni, come diceva adesso Mago, sappiamo che cambia, è un virus grosso, cambia lentamente e quindi le probabilità di avere delle varianti si possono addirittura prevenire. Quindi i bioingegneri stanno cercando di anticipare le varianti e costruire dei vaccini che prevengano addirittura la mutazione del virus. Quindi pensate a quanto veramente la bioingegneria stia aiutando l'umanità a fare delle cose straordinarie. Io veramente sono contento di aver fatto il medico e di aver studiato medicina. È vero, è Sono vero. contento, e lo dico con grande orgoglio. Cioè, ma chi si sarebbe immaginato, ragazzi? Claudio. Saremmo trovati a vedere queste cose bellissime, no? Noi che veniamo dalla scarificazione, no? Del deltoide col pennino del vaiolo, ve lo ricordate quando eravamo bambini? Vedere queste cose straordinarie che vengono fatte, meno male, vai. Proprio, è bellissimo fare i medici e studiare la scienza. È vero, è vero. Bene, allora qui abbiamo ovviamente, come potete immaginare, un fiume in piena di domande, ma io mi prenderei qualche minuto per ringraziare voi, ovviamente tantissimi apprezzamenti per le presentazioni, per la chiarezza con cui avete esposto e risposto alle domande, quindi grazie da parte mia, grazie ovviamente anche da Planning Congressi e volevo fare un ringraziamento particolare ovviamente allo sponsor che ha diciamo, consentito, ha permesso di portare avanti questo progetto, quindi Laboratori Guidotti e permettetemi di fare un diciamo, ringraziamento a tutti i collegati. Abbiamo sforato la soglia dei 650 utenti collegati in questo momento, tra cui anche, mi dicono dalla regia, collegati da Texas, Hong Kong, Regno Unito, quindi diciamo una grande partecipazione. Io ricordo che eventualmente con il professor Rizzardini faremo una revisione un po' delle domande che ne sono emerse, veramente tantissime, perché tutti i contenuti che abbiamo visto adesso, la diretta e le slide che sono state presentate potranno poi essere caricate sulla piattaforma di Med Community e quindi saranno poi disponibili per, diciamo, successivamente per i medici anche che magari non hanno avuto occasione di collegarsi oggi. Io vi ringrazio ancora per la disponibilità, per la chiarezza. Spero, diciamo, di vedervi nuovamente in altre occasioni e comunque di trovarvi qui su Med Community ancora. Grazie Daniela, Saluti grazie a tutti, a voi. Buona carissima, ciao serata. Giuliano, ciao Mago, buonasera a Ciao, ciao. tutti e anche ai valorosi che sono lì a studiare con noi, a imparare, a aiutarci. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie ai partecipanti.